penso che Gianvito Greco possa rappresentare il cambiamento, la speranza per noi giovani che possiamo mettere a disposizione del paese la nostra professionalità e la nostra voglia di fare. Gianvito è stato l'unico che in questi 3 anni, come stavo dicendo poc'anzi, che ha cercato con le proprie forze, da normale, da semplice cittadino, di dare un pochettino di lustro a questa terra che in questi anni ha veramente passato un periodo nero, bruttissimo. L'ha fatto da normale cittadino, quindi pensiamo cosa può fare da amministratore. Noi siamo una squadra fortissima, siamo veramente contenti di essere accanto a lui in questa avventura. Ormai ci siamo, il 16 e il 17 novembre saremo contenti di avere un nuovo sindaco, e questo sindaco sono sicuro che sarà Gianvito Greco. Votare Gianvito Greco perché è un amico, perché è un amico da tantissimi anni, una persona in cui credo fortemente, perché è una persona sincera e sono sicura che riuscirà a realizzare tutto il volere dei cittadini di Campobello. Gianvito Greco rappresenta sicuramente il cambiamento, perché è una persona che non ha mai amministrato, una persona, se vogliamo dire, inesperta, così come siamo inesperti la maggior parte dei candidati, ma che comunque riuscirà, sono sicuro di esso, di questo, che un problema va affrontato e va risolto. Siamo al secondo comizio del candidato sindaco Gianvito Greco qui a Campobello di Mazara. Come procede questa campagna elettorale? Guarda, sento un profumo di cambiamento che mi fa paura nel senso buono, mi fa paura perché è incredibile quello che sta succedendo una settimana dell'elezione. Non te lo nego che sono molto commosso, perché vedo la gente, vedo i loro occhi, vedo le parole che mi dicono, vedo i sorrisi, vedo le strette di mano e vedo che questa gente aspetta veramente l'ultima speranza per questo paese. Io sono pronto a darla questa speranza, perché stavolta ci credo che divento sindaco di questo paese, ci credo fortemente. Attorno a lei si nota sempre più gente, tanto entusiasmo, la gente che la sostiene è tantissima. Questo mi spiazza, mi sorprende e al tempo stesso mi conquista. Leggi la mia emozione stasera, perché la gente già mi vede sindaco, e questa è una cosa che in questo paese non è mai successo, e se dovesse succedere una svolta epocale della storia di questo paese, vuol dire che il primo grande cambiamento, la prima grande rivoluzione è già in atto e già in corso. La gente ha bisogno di credere in una persona che non ha mai fatto politica, una persona che oggi non ha nessuna responsabilità, è una persona circondata da una squadra assessoriale che emana trasparenza, che emana serenità, che emana gioia e che emana proprio quella purezza che non contraddistingue il politico. Oggi la gente non vuole più politici, oggi la gente vuole cittadini come noi che amministrano un comune, non che lo politicizzano. Noi siamo qui pronti ad amministrare, a governare per il loro bene. Siamo disposti a tanti sacrifici, a tante responsabilità, ma vogliamo avere l'orgoglio e la gioia di lasciare il segno nella storia di questo paese. Io lo ripeto sempre, 2 sindaci tutto il paese mi nomina, Nino Buffo e Panicola. Io voglio essere il terzo ad essere ricordato nella storia di Campobello di Mazara. Ce ne sono tante motivazioni che ci portano a votare, a scegliere il 16 e il 17 novembre Gianvito Greco. Per quanto mi riguarda, la più grande, forte motivazione è perché Gianvito è un ragazzo che conosco da una vita, è un ragazzo che si è sempre impegnato e che crede fermamente in questo sogno che si chiama Campobello di Mazara. Perché rappresenta veramente la rottura con un passato, la rottura con la politica, la rottura con il modo di fare politica che c'è stato fino adesso. È una persona che è sempre sul campo, agito e sta agendo ancora tuttora, ma è una persona comune, come potrebbe essere qualsiasi altra persona. E ha dato del suo, si è sacrificato e si sta ancora sacrificando perché Campobello possa ritornare ad essere la Campobello di una volta. Votare Gianvito Greco sia l'unica scelta che i cittadini devono fare secondo coscienza, perché Gianvito Greco rappresenta il cambiamento, la svolta politica per Campobello, perché Campobello, i cittadini campobellesi sono ormai stanchi della vecchia politica, e devo dire anche perché Gianvito Greco è circondato da campobellesi, è circondato da persone che forse un po' inesperte in politica, ma da persone colte e di valore,
di valore culturale, e io penso che il valore culturale valga molto di più dell'esperienza politica. Cosa fare il primo giorno da eletto sindaco? Ma il primo giorno da eletto sindaco noi saremo tutti per le strade, bambine, anziane, assessori, consiglieri, sindaco, perché questo paese va pulito, va bonificato, e questo paese agli occhi di tutto in meno di un mese deve essere cambiato. La gente che viene da Castelvetrano a Mazara deve chiedersi cosa sta succedendo. Chiameremo tutti i proprietari dei terreni abbandonati e inviteremo con la nostra eleganza e con la nostra classe a farli diventare orti sociali, giardini, piccoli giardini botanici. Abbiamo intenzione di piantare tantissimi alberi e di restituire dignità, eleganza ai tanti parchi, alle tante ville che oggi devono essere illuminate, devono diventare punto di base per le famiglie, per i bambini, deve essere centro di relazioni sociali. Quello che è mancato in questi anni è stata la voglia di stare insieme. In una piazza Sperone non si è mai vista tutta questa gente. Perché tre comizi in questa zona? Perché questa zona è stata sempre dimenticata da tutti e sempre isolata. Nelle campagne elettorali si parla sempre bene di tutti i quartieri, di tutte le periferie, ma mai nessuno ha reso protagonisti i cittadini di un quartiere. Oggi io e loro vogliamo fare. La gente mi dice: non è che dopo Cunacchiano me ne chiù, io ritornerò sempre, la prima visita gliela farò nelle vacanze di Natale. Cosa mi costa andare a fare gli auguri ai cittadini? Ma quali milioni di euro ci vogliono per fare questo? La gente oggi è paradossale, ha bisogno di un saluto, di un sorriso e di una carezza. Tanta gente che sta male, che è chiusa nelle loro casse, tanta gente che è triste, e il sorriso di un sindaco oggi è per loro la cosa più bella. La gente non ti chiede niente, la gente vuole solo il ritorno alla normalità di questo paese, cosa che gli è stata negata da sempre, e oggi la gente ha capito fortemente il messaggio. La gente dice: vogliamo cambiare, stavolta solo tu puoi cambiare questo paese. Chi ha fatto politica questa volta deve andare a casa. Bravo! È una persona umile, è una persona che è sempre presente, lo è sempre stato per Campobello in questi ultimi 3 anni, ma anche prima. E perché Gianvito è un amico, io lo conosco soltanto da un anno, e devo dire che la prima volta che ho parlato con lui mi ha dato un'emozione, cioè io già gli volevo bene. Quindi immagino, noi abbiamo girato in questi giorni con lui per le vie di Campobello, e la gente veramente, come gli ho detto anche a telefono, la gente si sta innamorando di te, perché lui è così, cioè lui è la bontà, la generosità, l'altruismo che nessun altro candidato credo che abbia, e quindi per questo dobbiamo votare Gianvito, perché innanzitutto è un amico e poi sarà un ottimo sindaco sicuramente, farà parte di quei 3 che saranno sempre nominati e sempre ricordati a Campobello. Votare Gianvito Greco perché è l'unico che può cambiare questo paese, perché siamo proprio al limite, non c'è più niente, soprattutto per i giovani che se ne vanno fuori. Votare Gianvito Greco significa essere un cambiamento della politica vecchia e dare un cambiamento a una politica nuova. Sono qua a metterci la faccia, questa è la prima esperienza che io sto avendo su uno schermo, sono troppo emozionato e non è facile parlare alla TV. Stiamo dando una grande forza a Gianvito Greco, è una scelta presa già da quasi un anno il programma di Gianvito, stiamo sposando con grande forza e mi auguro e spero che la città capisca che questo deve essere un cambiamento di una politica nuova e lasciare stare l'esperienza di una politica vissuta che oggi ci ha portato in queste condizioni. Oggi siamo qua a metterci la faccia e siamo a disposizione del nostro sindaco Gianvito Greco, e spero e mi auguro che la città capisca che questa volta si deve cambiare. Mi hanno detto: andiamo via da Campobello, non offre niente. Mi hanno detto: ma chi te lo fa fare? Campobello è un paese difficile. Hanno poi aggiunto: non cambierà nulla, tutto rimarrà così come prima. Poi ho guardato i miei concittadini, ho guardato gli occhi dei campobellesi e ho visto che c'è gente che ci crede ancora, che vuole battersi, che non si rassegna, che vuol far risvegliare il sogno di una nuova Campobello. Non lo lasceremo nelle mani dei soliti vecchi politici, vogliamo riscattare questa terra. C'è gente appassionata che vuole un cambiamento radicale di questa Campobello.
Questa volta scegli Campobello, questa volta scegli Gianvito Greco sindaco.